Da parte di Marco Marini, Barbara Pinotti, c'è Paolo Meneghelli in regia. Non siamo soli perché con noi, attenzione, attenzione, c'è Mr. Rain. Ciao, ciao Mattia, benvenuto. Ciao, grazie mille, grazie, è un piacere essere qua. Come stai? Ah, io bene, grazie. Sono in casa da giorni, si vede dalla barba. Però sto bene, grazie. Voi? Noi stiamo bene, anche noi. Non siamo in casa, siamo nel nostro studio, però anche tu sei nel tuo studio. Mi pare di vedere un po' lì, cioè, cosa vedo? Un pianoforte? È un qualcosa. Studio, è lo studio in casa mia dove produco, dove scrivo. Quindi dove nascono, capito. Insomma, tante belle cose di Mr. Rain. Allora, il 12 di febbraio, a proposito di belle cose, uscirà questo tuo nuovo album che è un po', possiamo dire, la chiusura di un cerchio che è iniziato lo scorso anno con Fiori di Chernobyl, la versione pro di Mr. Rain, come tu stesso insomma l'hai un po' definita. Ci racconti, ci dici un po' di questo titolo così particolare. Dillo tu il titolo perché io sono sicuro che lo sbaglio. Allora, in italiano sarebbe Petricore. È il profumo della pioggia. È il profumo che senti quando smette di piovere. E, ho scelto questo titolo perché dopo Fiori di Chernobyl ho cominciato a riscrivere e a riprodurre tutti i brani che avevo in cantiere e tutti questi brani e tutte queste canzoni hanno come un filo che le collega tra di loro e ovviamente le ho scritte e prodotte tutte in giorni di pioggia, quindi ho scelto questa parola come titolo e mi piace molto. Ancora una volta la pioggia protagonista della tua vita, non a caso il tuo pseudonimo è Mr. Esatto. Rain. Ma cos'è che ti piace tanto delle giornate di pioggia? Ma no, mi rilassano, entro in sintonia con me stesso, riesco a scavarmi meglio dentro e tirare fuori quello che magari normalmente non riesco a tirare fuori. E invece quando c'è il sole, tipo oggi, almeno qui da noi, non so lì da te, che cosa ti piace nuvolo, fare? Nuvolo, sole. Okay. E quindi oggi si potrebbe lavorare, si potrebbe pensare a qualcosa, ma quando c'è il sole come ne passi le giornate? Niente, sono sempre in studio, però non sono produttivo per niente proprio. Oh, nella tua carriera c'è stata comunque una costante evoluzione musicale alla quale abbiamo assistito negli ultimi anni e come tu hai detto adesso c'è il Mr. Rain versione pro. Cosa ci dobbiamo aspettare rispetto al passato dal prossimo album? Allora, dopo Fiori di Chernobyl ho cambiato modo di operare, ho cambiato il metodo di lavoro. Cioè, prima scrivevo canzoni e le pubblicavo e basta. Dopo 2 mesi o 3 mesi ero pieno di rimorsi perché pensavo, cavolo, quella frase potevo scriverla meglio, quel pezzo potevo suonarlo meglio. E dopo Fiori ho cominciato a riscrivere più volte i pezzi e risuonare più volte le strumentali e quindi sono arrivato al punto di essere veramente soddisfatto. Spero che piacerà molto. E è una versione migliore di me, è un 2.0 di me. L'anno scorso, oltre a 9.3, che è una canzone che farà parte dell'album, così come anche Fiori di Chernobyl, c'è stato appunto il grande successo di questa Fiori di Chernobyl, che tra l'altro credo pochi giorni fa è stata certificata doppio platino, credo. Esatto. Quindi più di 140.000 copie vendute, quindi davvero con tanti complimenti. Avresti voluto presentare, avevo letto questa canzone, Fiori di Chernobyl a Sanremo, però non l'hai fatto perché non l'hai fatto in tempo, diciamo così. Il palco dell'Ariston è un'esperienza che prima o poi ti piacerebbe fare? Assolutamente sì, e prima o poi lo proverò sicuramente. In questo momento ci stiamo godendo le note, le parole della tua nuova canzone Non c'è più musica, che è veramente molto molto emozionante, ci piace un sacco. E canti insieme a Birdy, artista di fama internazionale da 3 miliardi di streaming nel mondo con la sua musica. Un sogno che ti sembrava quasi inarrivabile, invece poi si è avverato. Guarda, io sono un mega fan di Birdy e la seguo da molto tempo. Credo che entrambi abbiamo questo mood molto simile, questo modo di fare musica molto, molto simile, molto conscious. E quindi per me è un sogno. Io semplicemente ho provato a scriverle su Instagram, lei mi ha detto sì. E
Quindi sono mega felice, sono contentissimo di questa collaborazione. Un sogno che si è coronato, un brano tra l'altro accompagnato perfettamente anche da un video molto intenso, molto forte, che fra poco ovviamente avremo modo anche di vedere. Un cortometraggio, come spesso accade nei tuoi video. Sappiamo che curi tante cose tu in prima persona, suppongo che sia stato così anche per questo video. Assolutamente, sono mega pignolo. Sono super pignolo, quindi seguo il processo creativo dalla strumentale al videoclip, quindi anche questo l'ho curato pure io. Per chi... Aspetta, è andato un po' via la voce, scusa. Per chi presalva l'album su Spotify, c'è qualche frase in anteprima tratta da pezzi nuovi del disco. Ne vuoi regalare una ai nostri ascoltatori? Guarda, io preferisco sempre non spoilerare, già perché provato. Proprio che sia più bello, più d'effetto scoprire le frasi e non raccontarle. Come spiegare le canzoni, è meglio sentirla che spiegarla. Comunque presalvate tutti il disco su Spotify, perché ci sono miliardi di frasi pronti ad aspettarvi. Il 2020 da un punto di vista artistico è stato un anno molto importante per te, abbiamo già citato appunto Fiore di Cermi, il 9.3, poi c'è stata anche la collaborazione, il grande successo con J-Ax che è via di qua. Il tuo obiettivo principale per il 2021? Allora, spero di tornare a fare concerti, spero che questa situazione passi e verso fine anno di fare il tour di questo nuovo album. Lo spero davvero, perché è la cosa che mi manca di più in assoluto, e spero di tornare sui palchi, spero questo, e spero che venga apprezzato il mio nuovo disco, ovviamente. Ovviamente, noi non vediamo l'ora di sentirlo tutto e frase dopo frase anche di vedere appunto le parole che sicuramente ci emozioneranno. Mattia, io ti ringrazio per essere stato con noi e ti dico di mandare un abbraccio, un grattino, una carezzina al tuo cagnolone Tokyo. Grazie mille, grazie ragazzi, alla prossima, è sempre un mega piacere essere qua con voi. Ciao Mattia, Mr. Rain, ciao. Su Radio Bruno, grazie. Insieme a Birdy in questa canzone Non c'è più musica.